Buongiorno a tutti, sono Luca Banchi ed approfitto di questo spazio che mi è stato concesso per condividere alcuni criteri, caratteristiche e terminologie della difesa drop sul pick and roll, che è la difesa abitualmente adottata dai Brooklyn Nets e Long Island Nets durante l'attuale stagione di NBA e di G League. Avendo avuto l'opportunità durante la mia permanenza negli Stati Uniti di far parte dello staff dei Nets, questo è stato l'occasione per mettermi alla prova con criteri, concetti che forse sembrano talvolta anche distanti da quelle che sono le abitudini del basket europeo e anche nello specifico di quelle che sono state fino ad oggi le caratteristiche, lo stile che le mie squadre hanno adottato nella difesa del pick and roll. Ovviamente ci tengo anche a condividere il fatto che certe scelte siano dettate da valutazione di natura statistica, ma anche di natura prettamente tecnica, ovvero legate alle caratteristiche dei propri giocatori, del proprio personale. Quindi, entrando nello specifico della squadra dei Brooklyn Nets, fin dal precampionato aver avuto a disposizione due giocatori intimidatori in grado di proteggere il ferro come Allen e DeAndre Jordan ovviamente hanno contribuito a orientare la scelta dello staff tecnico verso questa tipologia di difesa. Non solo questo, ovviamente anche la possibilità di avere dei quintetti versatili, quindi se avrete la possibilità e l'opportunità di vederli giocare, capiterà anche di vedere che nel momento in cui vengono scelti quintetti di caratteristiche fisiche e tecniche diverse, ad esempio muovendo nello spot di centro giocatori come Jeff Green o lo stesso Kevin Durant o Claxton, la squadra passa a scelte difensive diverse, ad esempio adottando dei blitz sul palleggiatore piuttosto che dei cambi sistematici, questo anche in relazione al piano partita. Però io voglio partire da quella che doveva essere la difesa, diciamo lo stile difensivo di base della squadra. Allora, come avrete la possibilità di constatare fin dalla prima slide, ci sono delle valutazioni di natura statistica che partono ad esempio dalla frequenza con cui determinate situazioni si verificano in gara, ok? E quindi da questo grafico si evince come ovviamente la maggior parte, quindi l'87.7 dei possessi per gara, siano dei possessi metà campo, dove addirittura il 68,2% dei possessi sono possessi che prevedono la presenza di almeno un pick and roll, ok? E questo dà la percezione di quanto uno staff debba lavorare accuratamente per costruire un sistema difensivo capace di arginare i vantaggi determinati appunto da certe situazioni. Okay? Altro grafico, altra slide, a mio giudizio interessante, che serve al rinforzo di determinate scelte difensive, è quanti punti per possesso, a seconda dell'area di gioco, il pick and roll produce. Quindi si può notare come le aree evidenziate in rosso dimostrano che attraverso una situazione di pick and roll si possano prendere dei vantaggi che producono addirittura 1.35 punti per possesso attorno all'anello, e da qui la scelta di adottare un criterio difensivo, uno stile difensivo che permetta di proteggere il ferro. Quindi avere due difensori, come sottolineato, come Allen o come Jordan, può dare il vantaggio di avere sempre a ridosso dell'anello giocatori capaci di
contrastare tiri con stoppate o comunque produrre tiri a bassa percentuale di realizzazione. Okay? Andando più nello specifico di questo grafico, si evince anche come l'arco dei tre punti sia un'altra opzione per l'attacco da cercare di limitare. Quindi noi dovremmo fare attenzione sicuramente a proteggere il ferro, ma anche ad aver cura di come saremo in grado di contrastare tiri da tre punti, soprattutto dagli angoli, dove negli Stati Uniti sappiamo che la distanza dall'anello è diversa quando si parla di angoli, oppure al di sopra di questa, di questo punto che è definito il break, quindi la rottura della linea dove inizia un semicerchio che allontana il tiratore dall'anello. Ok, quindi proteggere il ferro, cercare di contrastare tiri da tre punti piazzati dagli angoli e avere comunque efficienza e contrasto al di sopra dell'arco dei tre punti. Mentre, come vedete, sottolineato dal colore verde, quest'area intermedia, quindi una media distanza, viene ritenuta un'area a bassa efficienza. Da lì si capiscono anche determinate scelte, quindi sfidare il palleggiatore a giocare in un territorio dove anche un eventuale canestro segnato non ha la stessa efficienza di un tiro segnato da sotto piuttosto che dall'arco dei tre punti. Questa slide si riferisce al ranking difensivo della stagione 2019-2020, quindi in sede di training camp, quando sono state analizzate le tendenze delle squadre avversarie, si è sottolineato come le due migliori difese dell'NBA della stagione precedente, in quanto a punti per possesso concessi, ovvero Milwaukee e Toronto, erano anche rispettivamente tra le migliori squadre nella protezione del ferro. Quindi, utilizzando queste squadre come modello e come ispirazione, si è arrivati alla conclusione che la scelta del drop difensivo potesse essere la scelta ideale. Cominciamo parlando di quelli che vengono definiti i rock difensivi, quindi dei capisaldi su cui costruire il proprio stile. L'idea è quella che in generale in ambito difensivo la squadra sia capace di dettare e non subire, quindi che riesca a togliere iniziativa all'attacco ribaltando quelli che sono le caratteristiche abituali. E allora giocare il drop difensivo significa avere un livello di pressione sulla palla e sui giocatori definiti creatori di gioco, quindi quelli che abitualmente cercano con la palla, grazie al blocco, di prendere vantaggi. Bene, dettare significa spingerli su territori a loro meno congeniali. Secondo punto è quello di proteggere il ferro. Quindi l'idea è quella di avere sempre il nostro miglior rim protector a ridosso del ferro, capace di contrastare i tiri, alterare le traiettorie delle conclusioni e comunque avere anche una buona protezione per quanto riguarda il rimbalzo difensivo. Il terzo punto è quello di forzare dei tiri a bassa efficienza. Quindi, quanto evidenziato nel grafico precedente, dove si vedeva colorato in verde quest'area intermedia, quindi quella del middle range, queste sono tipologie di tiri che per posizione, ma anche proprio per stile nella conclusione, quindi tiri come arresto e tiro dalla media, piuttosto che dei floater, vengono considerati tiri a bassa efficienza. Okay? Quindi andiamo ad analizzare nello specifico, competenza per competenza, area per area, cosa ci aspettiamo dal punto di vista difensivo dal nostro centro. Quindi la scelta del drop difensivo riguarda quei centri definiti rim roller, quindi capaci di, dopo il blocco, di rollare verso il canestro e cercare di giocare per una ricezione diretta, ovvero ricevendo direttamente dal giocatore con palla.
quello che viene chiesto al difensore del centro è di essere vocale. Quindi anche mi piace condividere un po' la terminologia specifica adottata. Quando si parla di command the ball, significa che è il difensore del centro quello che dà il segnale, ad esempio, del fatto che sta arrivando un blocco sulla palla, anche quale direzione avrà il blocco. Quindi segnalare al difensore della palla che sta ricevendo un blocco sul suo lato destro piuttosto che sul suo lato sinistro. Quindi essere vocali, esserlo con un tono di voce adeguata, esserlo anche con un modo insistente, quindi chiamare ripetutamente il blocco e cercare di dare una direzione in modo tale che chi difende la palla sia preparato, e analizzeremo successivamente, sia preparato a intuire su quale direzione arriverà appunto il blocco. Secondo punto è quello di assorbire l'iniziativa, ovvero immaginando che il creatore, quindi il giocatore con palla, prenda iniziativa e tenti una penetrazione a canestro, il nostro compito come centri è quello di avere un aiuto temporaneo, utilizzando delle finte, da lì appunto il termine fake, ovvero essere in grado, attraverso il lavoro di piedi, delle braccia, delle mani, di creare indecisione in quel giocatore delegato appunto a decidere se vorrà proseguire la sua iniziativa cercando una conclusione o provando a passare ad un compagno rollante piuttosto che uno dei giocatori pronti a creare spaziatura sull'arco dei tre punti. Quindi il difensore del centro dovrà utilizzare delle finte che creino indecisione. Ultimo aspetto è quello di non farsi superare dal rollante, quindi chi difende il bloccante dovrà sempre mantenere una posizione tale che gli permetta di mantenere visione sulla palla e quindi sapere quale tipo di iniziative ci saranno, ma non perdere contatto dal proprio avversario, in modo tale, soprattutto quando si tratta di un rollante particolarmente atletico, siamo in grado di retrocedere e rimanere sempre tra lui e il canestro. Possono aiutarci a definire questi concetti delle clip che io ho scelto, ok? Utilizzerò questa prima clip per definire questo concetto, ovvero come il centro debba essere in grado di fintare dei movimenti di aiuto per creare indecisione nel palleggiatore. E qui Allen vedete che è in grado di mantenere una posizione che gli permetta di vedere la palla e vedere il proprio avversario, sfruttando e utilizzando la sua taglia fisica per contrastare il tiro. Quindi questo aiuto temporaneo abbinato a dei movimenti di finta riesce a creare pressione sull'attacco. La clip successiva analizza questo concetto di fall, ovvero retrocedere in modo tale da non consentire al rollante di prendere vantaggi e ricevere la palla per chiudere a canestro senza essere contrastato. E qua è Jordan che ancora mantiene controllo visivo dell'iniziativa del palleggiatore e controllo del proprio avversario, mantenendo una posizione, appunto qui retrocedere, quindi fall, mantenendo una posizione che gli permetta poi, nel momento in cui Collins riceve il passaggio di scarico, di contrastarlo, ok? E da qui vedete la protezione del ferro. La terza clip combina entrambi i concetti, quindi fake and fall, un aiuto temporaneo abbinato a un movimento di finta e retrocedere per non consentire al rollante di ricevere la palla. E questa è un po' la sintesi dei concetti che abbiamo analizzato, dove in un primo momento c'è un aiuto temporaneo sulla palla,
mentre tutti i difensori, come vedete, partecipano all'azione difensiva, adesso la priorità diventa quella di proteggere il ferro. Proteggere il ferro dalle penetrazioni grazie al movimento di aiuto del centro, grazie al movimento di collaborazione degli altri difensori sul perimetro, ma proteggere il ferro anche dall'eventuale roll del bloccante. E qui si vede appunto il movimento di fall difensivo abbinato ad un corretto uso delle braccia, reattivo nel salto, e questa è un'azione ideale di difesa sul pick and roll in drop, che testimonia come si possa riuscire, grazie a un movimento di fake and fall, si possa riuscire a mantenere pressione sia sul palleggiatore che sul bloccante che ha appena effettuato un roll a canestro. Ok? Passiamo adesso ad analizzare i concetti difensivi che riguardano più nello specifico chi difende la palla, quindi il difensore del creator, quello che prende iniziativa. Come abbiamo detto, il nostro centro dovrà essere molto vocale per dare un impulso al difensore della palla, in modo che lui sappia il momento nel quale il blocco arriverà, la direzione nella quale sarà portato il blocco, e spinga letteralmente il palleggiatore verso il blocco, in modo tale da non subire dei reject in palleggio che vedano a quel punto la nostra difesa sguarnita. Allora, la prima idea appunto è quella di spingere il palleggiatore verso il blocco appena abbiamo ricevuto il segnale dal nostro centro. Poi mixare difesa sopra il blocco, come abbiamo visto nelle clip precedenti, o sotto al blocco. Questo in relazione alla posizione, perché ci sono dei blocchi che vengono portati in aree di scarsa efficienza, come possono essere blocchi sulla palla portati molto distante dall'arco, come può essere un blocco drag in transizione, oppure dei blocchi come dei blocchi logo che vengono portati all'interno di quell'area che avevamo visto precedentemente colorata in verde, quindi aree che consideriamo a bassa efficienza, dove è consigliabile difendere sotto al blocco anziché sopra. Viceversa, sono quei blocchi portati a cavallo dell'arco dei tre punti che ci obbligano a difendere sopra, quando le caratteristiche del nostro avversario sono caratteristiche tali da pensare che lui possa essere in grado di effettuare un arresto e tiro dal palleggio. Se viceversa si tratta di un giocatore che ha spiccato orientamento a cercare una penetrazione attraverso il blocco sulla palla, anche in quel caso forse la difesa under sarà la difesa consigliata. Okay? Quindi i nostri difensori dovranno avere la capacità di selezionare e di mixare difesa sopra o difesa sotto il blocco. Terzo punto, quello di fronteggiare la palla. Quindi, indipendentemente dalla scelta che facciamo, è naturale che andare sotto un blocco ci faciliterà nel compito di fronteggiare il palleggiatore. Ma anche dove dovessimo decidere di passare sopra, le finte del nostro compagno ci dovranno permettere di recuperare la nostra posizione, fronteggiare la palla, quindi square the ball, pursue and get well. Quindi l'idea è quella di inseguire il palleggiatore, proseguire nel nostro sforzo difensivo, e grazie all'indecisione che si può creare nel palleggiatore riuscire a fronteggiarlo e impedire che possa contrastarlo e concludere. L'ultimo punto è che vogliamo prendere in considerazione anche il modo in cui contrastare un'eventuale conclusione, soprattutto con quei giocatori che adottano l'arresto e tiro dalla media distanza piuttosto che dei tiri come possono essere i floater, anche dove dovessimo essere dietro il palleggiatore senza invadere il suo cilindro, quindi mantenendo un'azione difensiva corretta,
vogliamo continuare a mettere pressione. Quindi, se il movimento di finta iniziale del centro crea indecisione, altrettanto dovrà accadere grazie al salto o comunque alla pressione che il difensore della palla dovrà opporre. Quello che in termine tecnico viene definita la rear view contest, quindi delle tipologie di intervento che comunque prevedono una posizione arretrata rispetto al palleggiatore. Anche qui ci sono delle clip che possono aiutarci a capire, ad esempio, come il difensore sulla palla di un avversario pericoloso al tiro possa scegliere o debba scegliere, vedete, questa è l'area ideale dove portare un blocco, possa scegliere di combattere il blocco passando sopra, okay, mentre il proprio compagno starà effettuando un lavoro di fake and fall, okay, passando sopra, riuscirà a mettere pressione sul tiro, okay, mantenendo sempre regolarità nell'intervento. Okay? Quando viceversa decidiamo di difendere sotto al blocco, quindi under, la terminologia che abbiamo adottato è quella di LSU, quindi che sono le iniziali di questo concetto più ampio che è last second under, ovvero non vogliamo pensare a una difesa under passiva e permissiva, ma vogliamo pensare a un movimento rapido di piedi dove all'ultimo momento passiamo sotto al blocco per cercare di trovare la via più immediata per riuscire a ottenere lo stesso obiettivo che abbiamo visto nella clip precedente, ovvero essere in grado di contrastare un tiro o almeno o addirittura di fronteggiare la palla. Questa clip dà ulteriore testimonianza di come si debba mettere pressione, esercitare pressione sul palleggiatore nel momento in cui il compagno arretra e il difensore continua a mettere pressione sull'avversario usando appunto la rear view contest per impedire un tiro. Ultima parte riguarda quei difensori lontano dalla palla che dovranno comunque essere coinvolti nell'azione difensiva, quindi un'azione di drop che non si esaurisce al 2 contro 2, ovvero al lavoro del centro impegnato nel fintare e retrocedere, nella difesa sulla palla, dove il difensore è impegnato a inseguire il proprio avversario combattendo il blocco da sopra o sotto, riuscendo a fare schermo, quindi fronteggiando la palla o comunque mettendo pressione su un'eventuale conclusione. Ci sono poi anche gli altri difensori coinvolti, quindi i tre difensori che sono lontani dalla palla dovranno posizionarsi in una posizione di aiuto definita shift, dovranno impedire alla palla comunque di penetrare la difesa con un movimento definito di pull in and up e quando si tratta di rallentare o fermare il roll al canestro, un'azione definita di tag. Quindi per i difensori che si troveranno indifferentemente in visione della palla o dietro la palla sarà obbligatorio posizionarsi in aiuto, quindi una posizione di shift correlata alle caratteristiche del proprio avversario, ovvero conoscere il proprio avversario, le sue abitudini e le sue tendenze ci permetterà di avere un flottaggio più o meno accentuato, soprattutto in relazione alla sua pericolosità al tiro, perché se è vero che come primo concetto noi vogliamo proteggere il ferro, è anche vero che la seconda priorità sarà quella di avere una buona presenza sull'arco dei tre punti.
impedire alla palla di penetrare, quindi con quei difensori in visione della palla che dovranno effettuare dei movimenti di aiuto e recupero, e per i difensori invece dietro alla palla effettuare dei bump, quindi dei tag sul rollante che ne interrompano l'inerzia del movimento. Questa clip definisce il movimento di shift, quindi si vede come sull'azione di blocco c'è appunto il difensore del centro pronto a fintare e retrocedere, il difensore della palla pronto ad inseguire il proprio avversario forzandolo in un territorio a lui meno congeniale, mentre i difensori in visione, come vedete, sempre in relazione alle caratteristiche del loro avversario, adotteranno uno stance difensivo, quindi una posizione difensiva aperta alla palla, e quindi appunto open stance, utilizzando la rapidità di piedi, mani e braccia per cercare di contrastare un'eventuale penetrazione, e qui addirittura provocando una deflection che dà una possibilità di contropiede. Qua vediamo l'azione nella sua interezza per apprezzare appunto il coinvolgimento di tutti i difensori e in particolare quel difensore che era in visione della palla. Ok? Per quanto riguarda poi i difensori, che si trovano dietro al pallone, ci sono delle situazioni di tag singolo, doppio o triplo determinati appunto dallo schieramento offensivo. Allora, tutte le volte che c'è un'azione di blocco, come nel primo diagramma, che prevede comunque un tentativo del difensore di combattere il blocco passando sopra, il difensore del bloccante che sarà impegnato in un aiuto temporaneo per poi retrocedere, chi si trova sul lato singolo potrà fare un movimento di aiuto ma non particolarmente accentuato, per il semplice fatto che qualora lui si trovasse in ritardo rispetto al riposizionamento del proprio avversario, questo potrebbe generare una situazione di tiro da tre punti aperto. Ok? Questa situazione di aiuto sul lato singolo, appunto single tag, viene definita high tag, quindi è una tipologia di aiuto che facciamo più con gli occhi, sempre con l'idea di creare indecisione nel palleggiatore, piuttosto che con il corpo. Quindi siamo pronti ad un aiuto più accentuato qualora il bloccante dovesse ricevere la palla con un lob o comunque con un passaggio diretto dal palleggiatore, ma la nostra priorità rimane essere presenti ed efficaci su un'eventuale ricezione del tiratore fuori dall'arco dei tre punti. Il secondo diagramma mette in relazione due difensori e da lì si può capire che il nostro primo difensore, quindi il numero due, potrà effettuare una tipologia di tag più accentuato, complice il fatto che dietro di lui c'è un compagno, quindi il difensore numero 4, che potrà effettuare un movimento di aiuto e recupero sul proprio avversario. Quindi noi a questo punto mettiamo in relazione due difensori, potremo contare sullo stunt difensivo dell'ultimo difensore, quello sulla linea di fondo, e allora non parlare più di un tag semplicemente con gli occhi, ma potremmo pensare ad un touch tag, quindi qualcosa di più accentuato che possa ancor più creare indecisione nel passatore, consapevoli che qualora dovesse optare per un passaggio di scarico verso il nostro avversario, il compagno sulla linea di fondo potrà effettuare uno stunt che ci permetta di recuperare. L'ultimo
diagramma che mette addirittura tre difensori sullo stesso lato, ci permette quindi in una condizione di triple tag, ci permette di effettuare un body tag, quindi sarà qualcosa di estremamente deciso, dove con il petto e le braccia andremo a opporre resistenza al movimento di roll a canestro del nostro avversario. Tutte queste azioni sono dettate dalla guida che l'ultimo difensore dovrà garantire ai compagni, quindi sapere di avere protezione con uno o addirittura due compagni alle nostre spalle ci potrà permettere di optare per una difesa di touch tag o body tag. Okay? E questa, come vedete, è una situazione che diventa particolarmente efficace contro quei giocatori di short roll che possono utilizzare gli step up pick and roll per guadagnarsi una ricezione nel pocket e da qui provocare degli aiuti che permettano poi dei facili passaggi di scarico. Bene, questa azione decisa viceversa scoraggerà iniziative di questo tipo. Ho già fatto accenno a questo concetto, ovvero quando abbiamo visto i diagrammi abbiamo condiviso la necessità di proteggere il ferro e quindi fare delle scelte difensive che ci permettono, oltre che mantenere i nostri intimidatori vicino all'anello, di utilizzare dei movimenti di aiuto lontano dalla palla, quindi shift piuttosto che dei movimenti di tag difensivo per contrastare sia la penetrazione del palleggiatore che il roll a canestro del bloccante. Ma come abbiamo sottolineato, molto spesso questi movimenti finiscono per generare dei tiri da tre punti, dei tiri aperti dall'arco. E allora come trovare, con quale criterio trovare equilibrio tra la necessità di proteggere il ferro e la volontà di essere comunque presenti e pressanti sull'arco dei tre punti? E diciamo che questo equilibrio, per cui non si finisca in una zona di indecisione difensiva, l'abbiamo sottolineato con questo concetto, ovvero abituare o comunque istruire i nostri giocatori perché siano consapevoli di quanto sta succedendo, quindi che siano vigili sull'azione difensiva dei compagni senza necessariamente essere coinvolti. E allora capire quando è il caso di essere personalmente coinvolti, come abbiamo visto precedentemente, ad esempio in un'azione di shift piuttosto che in un'azione di body tag, o quando invece essere semplicemente coscienti di quanto i nostri compagni stanno facendo, ad esempio nell'azione di due contro due difensivo, per passare ad esempio da un'azione di aiuto come può essere uno stunt o un pull-in, passare poi a una difesa più aggressiva sul perimetro. E qui c'è una clip che dà dimostrazione di come i difensori dietro alla palla siano riusciti ad essere efficaci sia nella parte iniziale dell'azione, quando quindi era necessaria un'azione, vedete, di flottaggio, quindi qua l'ultimo difensore è impegnato a cercare di dare densità difensiva, ma nel momento in cui si rende conto che la pressione che c'è sulla palla e il posizionamento del rim protector permettono di esaurire l'azione difensiva al 2 contro 2, immediatamente retrocede verso il proprio avversario, riuscendo ad intercettare il passaggio. E questo dà testimonianza di come lui fosse consapevole dell'azione difensiva senza essere necessariamente coinvolto. E quindi questo, diciamo, è un concetto piuttosto evoluto che però
testimonia come l'azione difensiva deve vedere la partecipazione non soltanto fisica, ma anche mentale di tutti e cinque i difensori, capaci di interpretare l'iniziativa degli attaccanti, ma anche il comportamento dei propri compagni. Quindi, come si immagina che l'azione di pick and roll, quando si parla dell'attacco, non si esaurisca un 2 contro 2, ma che sia veramente un'azione di 5 contro 5 con il rispetto di timing e spacing, altrettanto accade nelle azioni difensive, dove il compito e il lavoro non si esaurisce ai due difensori coinvolti direttamente nella, contro la penetrazione o contro il roll del bloccante, ma si espande anche a quei tre difensori lontani dalla palla che dovranno garantire densità difensiva ed efficacia difensiva sulle azioni di rotazione, recupero e quant'altro. Vediamo appunto il movimento di pressione, il tentativo di stoppata e il recupero sull'arco dei tre punti. Cosa voglio analizzare adesso? È il fatto che chiaramente questa è una tipologia di difesa che prevede la presenza in campo di giocatori intimidatori, come appunto possono essere giocatori dello stile di Jordan o Allen, e contro avversari che dopo il blocco hanno la spiccata tendenza a cercare un roll a canestro. Più vulnerabile potrebbe diventare la difesa nel momento in cui chi blocca non è più un giocatore rollante o comunque ha una doppia dimensione che gli permette non solo di rollare a canestro, ma ad esempio utilizzare un pop per dilatare ancora di più le distanze dal proprio avversario e cercare un tiro da tre punti. Bene, dove viene dallo scouting evidenziato nel ruolo di centro un giocatore capace di tirare con efficacia da tre punti dopo il blocco, quindi effettuando un pick and pop, in quel caso, ma anche su quelle azioni di penetrazione delle guardie, allora ampliamo il nostro concetto difensivo e le nostre regole difensive ad un cambio ritardato, quindi un late switch. Il comportamento iniziale sarà identico. Dobbiamo ipotizzare che il difensore sulla palla possa essere rimasto intrappolato nel blocco. Quindi per qualche secondo si possano generare delle azioni di 2 contro 1, dove il palleggiatore ingaggi il centro cercando di spostarlo dalla linea di protezione del ferro per tentare una conclusione o aprire un passaggio per il rollante. Okay? In questi casi utilizziamo la linea di tiro libero come punto di riferimento. Quindi nel momento in cui il palleggiatore supera la linea di tiro libero con un vantaggio rispetto al proprio avversario, in quel momento noi inneschiamo un movimento di late switch. Quindi urlando letteralmente late, 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 avvisiamo tutti i compagni che stiamo cambiando il nostro atteggiamento difensivo, passando ad un'azione di cambio. La prima idea è quella di proteggere il ferro contro il layup della guardia che sta penetrando. Okay? Quindi l'idea è che nel momento in cui siamo in late switch, chi difende la palla dovrà giocare per contrastarla e cercare ad esempio una stoppata. Come collaborare? Nel momento in cui c'è questa iniziativa, dobbiamo ipotizzare di contrastare un'eventuale ricezione del rollante, e a farlo dovrà essere quel difensore che era rimasto intrappolato nel blocco, che quindi continuerà la sua azione difensiva verso il ferro e dovrà effettuare un movimento di cambio a due definito peel off, andando a giocare letteralmente tra i piedi, tra le ginocchia del rollante, per provare a intercettare il passaggio o comunque eventualmente
contrastare il tiro. Qualora poi si riuscisse a negare una conclusione immediata, dove possibile cercheremo di ricostituire gli accoppiamenti difensivi. E questo è un movimento che viene definito di veer back, quindi tornare praticamente ai matchup iniziali, spingendo la guardia in difesa della palla e il nostro centro in difesa del rollante. Okay? Qua vediamo questa azione difensiva dove si capisce come il palleggiatore sia stato in grado di far sbattere il proprio avversario sul blocco. Ecco qua l'azione chiave, rimane sul blocco e a questo punto effettua un movimento in palleggio con cambio mano e direzione che viene definito in gergo un movimento snake, quindi che esclude un eventuale recupero dell'avversario diretto, permette al palleggiatore di ingaggiare il nostro centro che dovrà avvisare, come vedete dalla didascalia, late, a questo punto lui dovrà preoccuparsi di contrastare il tiratore. Molto bene anche l'azione di peel off, perché la guardia che aveva sbattuto sul blocco a questo punto si pone tra il rollante e la palla, impedendo eventuali passaggi di scarico, e da lì la possibilità di sfruttare il vantaggio fisico su questa azione di stoppata. Ok, la clip successiva dimostra l'efficacia di questo movimento di peel off, estremamente ben eseguito anche in precedenza. Qua si vede come l'azione abbia una vera e propria conclusione, quindi con il centro a proteggere il ferro, la guardia a ruotare sul rollante, i compagni ad effettuare un movimento di finta, di tag, in questo caso è un'azione di hand tag, quindi con le braccia a cercare di creare indecisione, e nel momento in cui c'è il passaggio, molto bene la guardia in peel off a ottenere una deflection. E questo è l'ultima clip, ovvero come all'azione di late e di peel off si possa abbinare anche il veer back, quindi che si possa ritornare a, si possa ricostituire gli accoppiamenti iniziali. Quindi sull'azione di penetrazione vedete la guardia combattere il blocco, il centro a proteggere il ferro, qui l'azione di late, perché una volta superata la linea di tiro libero, abbiamo detto, questo è il punto di riferimento perché il nostro centro diventi responsabile della penetrazione, la guardia responsabile del peel off, ma nel momento in cui il palleggiatore indugi nell'azione abusando dei palleggi, ecco che la guardia torna a difendere sul proprio avversario e il centro si riaccoppia al centro avversario con un'azione che definiamo di veer back. Ok? La vediamo ancora nella sua interezza per vedere a velocità normale l'armonia che c'è in questo movimento di aiuto, rotazione e poi questo blitz sulla palla che permetta di ricostituire le marcature iniziali. Come vi ho detto, esiste la possibilità che su queste scelte difensive alcuni centri con caratteristiche di versatilità possano pensare di prendere vantaggi con un movimento di pick and pop, quindi dopo il blocco andare a giocare fuori dell'arco dei tre punti. E allora in questo caso voglio sottolineare come si mantenga lo stesso punto di riferimento,
ovvero la linea di tiro libero, dove il nostro centro diventerà responsabile del palleggiatore. La nostra guardia, non essendo più responsabile di dover fermare la palla o di effettuare un movimento di peel off, perché il bloccante non sta rollando a canestro, ma viceversa sta giocando fuori dall'arco dei tre punti, dovrà a quel punto dirottarsi verso di lui, quindi volare insieme al passaggio e riuscire a mettere pressione sull'arco dei tre punti, in modo tale da impedire un tiro aperto. Ovviamente, come in precedenza, questa è un'azione che potrà generare dei gap di natura fisica, quindi con un piccolo che marca un lungo ma fuori dai tre punti, o il nostro lungo che marca un piccolo ma vicino a canestro, quindi in aree che sono più congeniali alle caratteristiche dei nostri giocatori piuttosto che dei nostri avversari. Ok? Come utilizzare il lavoro dei compagni? Avete visto anche in precedenza come gli stunt o i tag difensivi possono aiutarci a togliere iniziativa, quindi soprattutto l'immediatezza nell'iniziativa del rollante o del giocatore che è impegnato nel lavoro di penetrazione. Ok? In questa mia breve presentazione ho cercato di condividere alcuni concetti della difesa drop dei Brooklyn Nets e del Long Island Nets, squadre con le quali ho avuto la possibilità di collaborare negli ultimi mesi. Ovviamente queste scelte sono dettate prevalentemente dalle caratteristiche dei loro giocatori, ma anche e soprattutto dalla volontà di costruire uno stile difensivo che fosse congeniale ai propri giocatori e anche adatto a cercare di perseguire quegli obiettivi di natura statistica che aiutassero la squadra ad essere performante ad alto livello. Per quanto riguarda il nostro compito come allenatori, ovviamente c'è quello di analizzare il personale che abbiamo a disposizione, adottare delle scelte che siano congeniali alle loro caratteristiche, ma al tempo stesso anche costruire un sistema flessibile, versatile, che ci dia la possibilità di modificare le scelte a seconda della tipologia dei quintetti che abbiamo in campo, ma anche a seconda della tipologia di sistema offensivo che i nostri avversari vorranno adottare. Spero con questo mio contributo di essere stato in qualche modo di aiuto e auguro a ogni allenatore una stagione ricca di successi e che questo mio intervento possa essere semplicemente spunto di riflessione e ispirazione nel vostro futuro. Grazie a tutti per l'ascolto e buona stagione.